tentativo di unire tutti i proprietari del comune di Berceto, che sono oltre 5.000. Abbiamo iniziato questa mattina, è un'operazione che finirà alla fine dell'anno, e però dal 1 agosto al 31 agosto tutti i proprietari sono chiamati a votare diverse opzioni: quello di applicare un regolamento condiviso per gestire la propria proprietà, quello di dare il proprio terreno incomodato, anche di regalarlo al comune, o altrimenti di arrivare all'imposta di scopo di pagare 100 euro all'anno per poter gestire tutto il territorio comunale di Berceto, che oggi è abbandonato dai boschi, ai prati, ai castagneti. E questo comporta un grosso problema per il dissesto idrogeologico e per tutte le proprietà. Poi volevamo anche sistemare 230 case che sono pressoché ammalorate, e siccome abbiamo l'unico PSC di tutta la regione, già prima che esca la legge, il PSC a consumo suolo zero, è giusto ristrutturare queste case che già esistono. Grande partecipazione questa mattina, cosa ne pensa? Mi fa piacere, non è mai semplice riunire le persone, però a volte su dei filoni che sono nuovi o che comunque sono molto rischiosi, nessuno ci prova, a volte il rischio va bene. Oggi firma anche un'altra convenzione con l'Associazione Manifattura Urbana. Un commento? Questa è una firma che arriva dopo qualche mese, che li abbiamo già visti all'opera all'interno della Fornace, con una buona partecipazione di studenti e con un'attività molto bella che non solo migliora la Fornace, ma ha anche un rapporto bellissimo col paese di Ghiara. Quindi c'è un coinvolgimento dei giovani con gli abitanti locali che mi fa molto piacere.